raggiungere dei risultati importantissimi. Voi ne siete l'esempio e questa giornata, che ormai è diventata ricorrente negli anni, è proprio l'esempio di tutto questo, del superamento di queste barriere. Tutti i movimenti del suo conduttore, siano essi di corsa, siano essi di basso, e possono essere utilizzati questi esercizi di obbedienza anche e soprattutto nelle operazioni di vita quotidiana, quali per esempio lasciare il cane fuori da un supermercato mentre si fa la futilità e difesa, che hanno lo scopo di visualizzare concentrati a sentire quelli che sono gli ordinativi dei loro conduttori. Questo esercizio si chiama attesa a terra. Come vedete, una delle cose più brutte che può capitare a un cane è stare lontano dal proprio padrone. Nonostante tutto, i nostri cani lo fanno con piacere perché sanno che dopo verranno ricompensati innanzitutto dalla carezza, con un'ulteriore dose di lavoro e alla fine con la pallina. Questi cani vengono addestrati con la pallina, quale è un loro giocattolo principale alla quale è attaccato un cordino, che può essere utilizzato per lanciarla la pallina lontano e fare in modo che il cane sfoghi la, diciamo così, tensione accumulata. Dicevo perché il nostro appuntato ha dei comandi a distanza che sono molto difficili.